Oggi ho trovato due meraviglie. L'alici freschissime e già pulite, eccole qua. La ricotta di mucca, guardate come si muove, quando si muove così, com'è? Freschissima. Origano secco, questo ce l'ho a casa, ma non è l'origano che comprate in tre bottigliette. Guardate, sono ciuffi, sono ciuffetti. Poi, pomodoro, peperoncino, aglio, limone, pan grattato e paprika dolce. La paprika dolce è opzionale, come si dice in tante ricette. Iniziamo subito, semplice, semplice, semplice. Olio. Siamo al mare, quindi Ligari, Sicilia va benissimo. Ecco qui, olio da mettere sulla carta forno. Poi prendo le alici. Voi dite, ma che ricetta stai facendo? Alici ripiene, fatte al forno, ripiene di ricotta. Metto tutte le ricette qui belle disposte, guardate. Ordinate, tranquille, una vicino all'altra, che si vogliono tanto bene. Le dispongo tutte belle larghe, perché così ho lo spazio per poter prenderle dopo quando escono dal forno. Adesso, ricotta freschissima. Com'è? Si muove? Vedete? Allora, metto la ricotta che mi occorre, quasi metà ricotta. Questo è 400 grammi di ricotta. Poi, olio. Buono. No buono, buono. Poi, mescolo, frustina. Non mi piace, è troppo duretta. Metto un po' di acqua. Ho messo un po' di acquetta. Vedete? Perché mi serve un po' più morbida. Ecco qua. Ci siamo. Poi, che cosa ci metto? Qualcosa vedo un ventano. Non posso metterla così, sta ricotta. Semplice, semplice. Che famo? Allora, grattugia. Limone buono, non trattato, non trattato. Vado così. Sgrassa, il limone sgrassa. Poi pepe e sale. La farcia che sto mettendo dentro è ricotta, buccia di limone, sale e pepe. Ecco qua. Assaggiamo. Che bontà. Adesso, alicetta sopra. A chiudere questa meraviglia così. Ma guarda che spettacolo. Che carine che sono, piccole piccole, belle di papà. Venite qua e andiamo a coprirle tutte quante. Oggi sono stato pure fortunato perché il mio pescivendolo di fiducia, quello che sta al mercato trionfale, ce l'aveva belle pulite. Guarda che carne bianca, fresca, belle, argentate. Non è qua roba vecchiaccia brutta che gira intorno. Belle, fresche. Che profumo. Vai, così. Ce la famo? Boh. Sembra fatta apposta. L'ho proprio contata, eh? Yeah. Eccole qua. Visamente. Vai. Grande papic. Sei il numero uno. Allora, poi, un pizzico di sale. Tac, 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 tac. Bene. Oh, quelli che buttano il sale così, mi posso vedere? Così. Perché non sa mai dove va. Così. Così. Si deve vedere il sale dove va. Adesso è una cosa molto, molto importante, ragazzi. Tanto, vai, pan grattato, meglio se ve lo fate a casa, questo dico la verità, l'ho comprato. Metto la paprika dolce che ho comprato, pensa, a Tel Aviv l'ho comprata. Vabbè, voi da comunque la comprate, va bene lo stesso. Damo un po' di colore, piano piano, mescoliamo leggermente. Poi, pane, così, guarda che meraviglia, che un minuto, vai. Viva l'amore sempre, ragazzi. L'amore è bellissimo. Per tutto, l'amore per tutto, guarda. Per il cibo, per tutto. Lo stavo a dire. Però, sta ricetta è così sole. Non mi fanno impazzire. Qualcosa ci devo mettere. Un goccio d'olio. Che fai, non ce lo metti? Forno. Allora, che effetto vogliamo? Dimmi, come la vorresti trovare sta alice? Croccantina fuori. Cotta, ma non stracotta. Quindi... forno, come dicono a Roma, a palla, a 200. Qui mettiamo proprio 3 minuti e andiamo a vedere. Vado, metto così, vado, chiudo. 200, ventola oppure statica, la stessa cosa. Mentre cuociono le alicette, io che faccio? Veloce, veloce, veloce. Taglio il pomodoro a metà. E che faccio? O lo faccio qua, sulla grattugia di Mario, o se lo faccio qua, gratto il pomodoro. Questa è la salsa che fanno in Spagna per il pane catalano, come quello che vi mangiate, la salsetta sul pane che poi ci mettete sopra il prosciutto, no? Ecco, quindi da quell'idea adesso
faremo questa salsetta fredda per accompagnare quelle acciughe. Origano, buono. Se non c'è di questo qua buono come ce l'ho io, prendete un po' di basilico fresco. Poi, peperoncino qua dentro, l'aglio intero, deve solo profumare. Qua, foc, poi dopo, tracchete, tricchete, mescolo, mescolo, ci ho messo il sale, ci ho messo l'aglio intero, ci ho messo il co, e adesso assaggio. Ammazza che è buono, buono, buono proprio. Andiamo a vedere Alice. Guardate, guardate qua, guardate la ricotta, è una morbidezza strepitosa. Cucchiaio, vai così. Poi metto un po' di pomodoretto, guarda, è così, guarda che roba, caldo, freddo, morbido, acido del pomodoro. È una bontà. Con due spicci. Guardate che ho fatto. E lo dovete fare pure voi, perché è buonissimo. Buonissimo. Buonissimo proprio.